A Benevagen si sta svolgendo un giorno di vaccinazione dedicato agli over 80 residenti nel paese. Ci facciamo spiegare come è stato possibile organizzare questa iniziativa dalla dottoressa Gloria Chiozza dell'ASL Cuneo 1 e dal sindaco di Benevagen Claudio Ambrogio. Prego. Dottoressa? L'iniziativa si è resa possibile proprio grazie alla collaborazione che è stata in qualche modo messa in atto da entrambi gli enti. L'obiettivo fondamentalmente è quello di riuscire, contribuendo con questa giornata, a come dire, sveltire la vaccinazione di questi soggetti che sicuramente nelle varie fasi della pandemia che fino ad oggi ci ha interessato hanno rappresentato una categoria particolarmente fragile e particolarmente colpita. Mi unisco a tutto quello che ha detto la dottoressa Chiozza nel ringraziare lei e tutta la sua equip. Voglio anche ringraziare tutti i dipendenti del comune che si sono resi disponibili gratuitamente a fare questo servizio, gli assessori e i consiglieri, in particolar modo al dottor Nazareno Greco che si è reso disponibile per fare tutta la parte di preparazione. Voglio tranquillizzare tutti coloro che non sono ancora stati chiamati, che verranno chiamati in un secondo tempo direttamente dall'ASL, tutte le persone a domicilio che non sono state coinvolte in questa vaccinazione verranno poi chiamate e verrà fatto il vaccino a domicilio per tutti quelli che sono non trasportabili. Io davvero ringrazio la dottoressa perché se non fosse stato per lei tutta questa iniziativa non si poteva mettere in atto. Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, chiedo tra virgolette scusa per il poco preavviso perché siete stati avvisati soltanto un giorno prima, ma come potrà confermarmi la dottoressa Chiozza solo mercoledì abbiamo deciso di partire perché i responsabili della sicurezza sono venuti a vedere i locali e gli hanno dato idonei e di conseguenza nel giovedì pomeriggio, giovedì notte si sono preparate le buste, venerdì si sono portate ed oggi siamo qua.